Meghan Markle si è aperta sul motivo personale per cui ha scelto di partecipare al memoriale del Texas in seguito alla sparatoria nella scuola elementare che ha ucciso 21 persone, tra cui 19 bambini. Un rappresentante del Sussex ha confermato che la duchessa si è recata al memoriale a titolo personale come madre per offrire le sue condoglianze e il suo sostegno di persona a una comunità che vive un dolore inimmaginabile. Meghan è stata vista sdraiare fiori al memoriale improvvisato fuori dalla contea di Uvalde, tribunale di Uvalde, Texas, il 26 maggio. La duchessa del Sussex ha anche donato cibo in un centro comunitario che ospitava una raccolta di sangue. Secondo i volontari della raccolta del sangue, Meghan, che è stata vista indossare un berretto da baseball e una maschera nera, è scesa silenziosamente dalla cucina del centro comunitario per lasciare due grandi borse piene di panini, bevande e dessert per i donatori di sangue. La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary School martedì, 24 maggio, e ha provocato la morte di 22 persone, inclusi 19 bambini delle scuole elementari. Il sospetto, identificato come Salvador Ramos, 18 anni, è stato ucciso sul posto. Ramos ha frequentato la vicina Uvalde High School e ha aperto il fuoco sulla sua stessa nonna che in seguito è morta per le ferite riportate, prima di fuggire dalla scena e schiantarsi con la sua auto vicino alla scuola elementare prevalentemente ispanica che ha circa 500 studenti. Poi è andato su tutte le furie dopo essere emerso dalla sua auto schiantata intorno alle 11:30. Ramos era vestito con un'armatura e trasportava una pistola. Un fucile semiautomatico AR-15 e caricatori ad alta capacità. Gli agenti hanno avuto una sparatoria con il sospetto, ma è comunque riuscito a caricare nell'edificio e si è barricato prima di aprire il fuoco sugli studenti. Nella sparatoria hanno perso la vita anche due insegnanti, di nome Imra Garcia, 46 anni, e la coinsegnante Eva Mireles, 44 anni, morta mentre cercava di proteggere i bambini. Una volontaria della raccolta del sangue, Gloria Conteras, 40 anni, ha parlato di Meghan in visita al centro comunitario, dicendo non avevo idea di chi fosse.